Zinab. Got me balls up, Kahuli Rainfall. Blubs a grub. Sul, amici, bentornati nel mio canale, io sono Adanai e oggi siamo insieme alla famiglia Montreschi, cioè con Arianna. Questa è la sfida dell'eredità e siamo a casa sua, nel suo casa è un parolone, diciamo più la capanna. Siamo nella sua capanna, praticamente sono andato un po' avanti rispetto all'ultima volta, abbiamo guadagnato un po' di soldi con il lavoro, abbiamo guadagnato soldi raccogliendo le cose e quindi sono riuscita a mettere da parte 1377 simoleon, il che ci fa comodo perché ho le bollette da pagare, 246 simoleon. Tra l'altro, poco prima che uscissi, mi è arrivata una chiamata da, non mi ricordo il nome, Dean, e come potete notare da quest'icona, sta chiacchierando con Arianna perché mi ha chiamato e mi ha chiesto di passare del tempo insieme a casa mia. Ovviamente io ho detto di sì, così eccoli qua. Lì ho interrotto il gioco e ho deciso di uscire per fare le cose per bene. Ora, come si può notare, avevo cambiato i mobili, è vero, materiale personalizzato questo, però effettivamente mi piaceva perché sa proprio poveraccia. Alla fine io sì, la sfida dell'eredità la voglio fare, però su mobili, case, su queste regole, è l'unica cosa, sono le uniche regole che non seguirò, lo anticipo, seguirò tutte le altre, ma non quella del case, perché o dei cc, degli oggetti, perché purtroppo io ho una casa con solo gli oggetti di base, mi piacciono quelle degli altri, ma come le faccio io, non mi danno questa soddisfazione, soprattutto nel corso di tante generazioni mi annoio facilmente, gli oggetti comunque bene o male sono quelli, per cui niente, io userò il CC, nonostante in teoria non si potrebbe. Ok, io direi di farli chiacchierare, torniamo a noi, lamentati dei problemi perché in realtà lei ragazzi è stanchissima, però ho deciso di farlo venire lo stesso, ha fame e ha bisogno pure di divertimento. Quindi lamentati delle bollette, ora vabbè, non passiamo subito con la parte lamentosa. Facciamo invece, che ne so, chiediamogli della sua giornata, discuti dell'umore annoiato, sa che lui è annoiato, sì esatto, mi dispiace, qui non c'è un granché. Tra l'altro puoi sedere solo tu perché lei non ha un'altra sedia, non se la poteva permettere. Dai un consiglio medico, dai. Racconta la barzelletta sui politici. Magari potremmo... Oh, già c'è abbraccia. Complimento sincero. Ma non potete sedervi qui a chiacchierare? Siedete a chiacchiera qui. Dai, che insomma, stare fuori, lei in piedi, lui seduto. Certo, nello sfondo c'è il WC, ma pazienza. Spettegoliamo un po'. Ha lasciato a casa il suo canone Hunter, peccato, l'avrei rivisto molto volentieri, magari la prossima volta possiamo andarlo a trovare noi. Discutiamo anche degli interessi. Che altro si può fare? Conversazione profonda. È geloso. Arianna ha scoperto i seguenti tratti di Dean. Geloso, beh, abbiamo un sim geloso, rallegriamolo. Racconta la barzelletta su pinguini e poi prepariamo da mangiare perché lei ha veramente fame. Serviamo dei tacos di pesce, costano solo 10 simoleon. Lui non so, mi sa che se n'è andato? Ah no, è qua. Parla con la pianta? Vabbè. Ah, giusto, dobbiamo occuparci anche del giardino, mentre lei cucina. No, non lo posso fare. Questo lo vendiamo. L'avevo comprato perché volevo vedere se c'era... Volevo prendergli il premio del sonno, solo che non ho... Ho visto che costa 400, io non ce l'ho. Quindi, niente. Poi tesoro, dobbiamo andare a rifare i nostri doveri, ma... Cioè, fantastico questo fornelletto, è proprio brutta sta cucina. Chiama a tavola, se viene anche lui. Non c'è chiama a tavola.
Ok, non c'è chi mi ha tavolo. Anche perché manca la sedia, quindi. Ah, e poi se n'è andato. Allora, paghiamo queste bollette anche e questo se lo metto io in frigo, dai. Se ce la fai almeno innaffia, ti prego. Poi a dovermire. Tra le cose che vorresti fare, compro una piscina di almeno uno per uno. Non credo proprio. Prenditi un giorno di vacanza, non credo proprio. Oh, qualcosa con Dean. Flirta con Dean, più che volentieri. Compro un giocattolo. Beh, cioè, ora è inutile comprare un giocattolo. Incontro un nuovo sim. Compro una postazione per chef. Eh sì, intanto ce la possiamo permettere. Pianta la Rihanna di avere questi desideri tutti materialisti perché non ho i soldi. Ecco, è svenuto. Perfetto. Questa è l'apoteosi. Non so, quasi quasi le faccio una foto. Scusate, perché. Lei che mi crolla così. Dai, ripigliati per favore. No, vai a dormire, ce ne occupiamo domattina. Ci rivediamo domattina anche noi, ragazzi. Ok, Arianna si è appena svegliata. Sono le 7:12. Tra poco andiamo a lavorare. Quindi fate una doccia al volo. Avresti fame, ma. Fai un pasto veloce, ma mi sa che non faccio in tempo. Del latte. Dai, lavati, veloce. No, non ce la faremo mai. No, infatti. Partecipiamo. Eccoci qua, ospedale di Willow Creek. E lei ovviamente ha fame. Compro uno spuntino, prendo un tramezzino. E poi iniziamo subito a lavorare. Mangia invece di stare a guardarlo. Perché quando le fa prendere la roba d'acquisto è lì a guardarlo e non fa niente? Che poi lo rimette lì. Vabbè, non mangiare, chi se ne frega. Vai a cagare, detta male. Curiamo lui. Sono tutti curabili, cioè non ce n'è nemmeno uno da. Cura la testa rigonfia. Cuore, la testa rigonfia, dai, lui è sempre qui a rompere le scatole. Per non dire di peggio. Mi servono anche pazienti nuovi, devo fare gli esami. Questo lo butto io, dai. Bravissima, una sfilarata di guarigioni. Chiacchiera qui. Spostalo di lì. No, ragazzo, devi venire via di lì. Chiacchiera qui. Perfetto. Cura il paziente da una vaccinazione. Poi va al bagno. Perfetto, nuovi pazienti. Ancora loro. Questa coppia è fissa. Cioè, c'è 30.000 canzoni. Mi sto rincoglionendo. Vabbè, ok, non mettiamoli nel lettino. Ammetti, dai. Sì, lo so che hai fame, non c'è verso di mangiare. Esce fuori. Ok, preleviamo un campione. Ok, esamina gli occhi. Quindi esaminiamo gli occhi. Sì, lo so che sei stanca, ma non perdermi tempo a farmi le smorfie. Ok, che altro c'è da fare? La temperatura. Oh, la temperatura è buona dalla faccia che ha fatto, sembra.
Eseguo la scansione del corpo del paziente. Eccola qua. Ribusa. Jumbo. Ok, tutto a posto. Ne gira la testa. Trasferiamo il caso del paziente. Dov'è la mia amica barra collega? Qua giù. Altre scelte, trasferisci. Poi analizziamo il campione e facciamo una ricerca online su rapporti sanitari. Poi mettiamo qualcun altro. Confusa, come al solito. Cioè, perfetto, lei è curabile, come al solito lui è qui a rompere le scatole. Vabbè, allora, esamina le orecchie. Preleviamo con campione. Ecco appunto, lo sapevo. Dai, su, Arianna. Bravissima. Misuriamo la temperatura. Poi andiamo a fare a calibrare. Ma no, poi vorrei curare lei. Quindi sfoghiamoci e poi andiamo a chiacchierare qua. Ma al solito tocca fare sto casino. Dai, seguiti. Vai, brava. Cura. Dov'è qua? Cura il paziente. Vai. Calibriamo la macchina, lei però cavolo se non mi mangia. Dov'è la macchina della GX? Non la ritrovo, eccola. Calibra. Andiamo avanti veloce. Ok, l'abbiamo fatto. Analizziamo il campione ed esercitiamoci. Finito. 280 simoleon, ci rivediamo a casa. Ok, eccoci a casa, l'ho fatta mangiare e ho usato anche il trucco per poter cambiare gli abiti dal lavoro, dal CAS, perché onestamente quella divisa non mi piaceva per niente. E così è nella sua nuova veste da lavoro, no, ma che faccia fa? È un pochino indispettita per qualcosa, forse se guarda Antonio dice questa non può essere casa mia, è una bettola. Anche perché io non vi ho mai raccontato niente della sua vita passata, lei nella... diciamo che lei viene da Sunset Valley, le Sims 3. E praticamente la sua famiglia aveva un maneggio enorme, era piena di soldi, quindi abituata ad essere viziata. E adesso ritrovarsi qui per lei è un po' difficile. Perché si è ritrovata qui? Perché semplicemente la famiglia è andata in fallimento, è successo, lei ha litigato pesantemente col padre e lei allora ha deciso di cominciare una nuova vita tagliando i punti con la vecchia perché non vuoi innaffiare. Non ci puoi andare, che stai dicendo? Ci sei sempre andata. Vabbè, proviamo a fare così. Non capisco cos'ha, c'è sempre andata. Ora puoi innaffiare? Dai, su, che dopo ti faccio guardare la TV, anzi, probabilmente dopo ti faccio proprio uscire. Dai. Innaffiami le piante. Sì, esatto, voglio proprio venire con te. The Italian Garden, no CC. Dai, muoviti, innaffiami le ultime due e andiamo. Ok, andiamo con lei. Eccoci qua, siamo uscite per cena con la nostra amica e collega. Diamole intanto un bel abbraccio. Certo, lei con i vestiti da festa è sempre vestito uguale, dovrò metterle con un altro outfit. No bash.
Ma lo faremo perché adesso godiamoci sempre, lamentiamoci del lavoro e poi chiediamo un tavolo dove ci mette lei, a me va bene. Oh, ma lei era all'ospedale, già sta bene. Lei ha i capelli arcobaleno, bello sta sfumatura. Grazie. Mi può accomodare al tavolo? Grazie. Abbiamo capito già dove siamo, quindi ordiniamo per il tavolo. Allora, lei si prende una miscela di nettare rosso, vino. Poi no. E lei, anzi, questo qui che faremo? Diamolo a lei. Questo lo diamo. No, lo prendiamo noi. Poi, lei si può prendere. Ah, pasta primavera per Kira. Lei ha preso il rosso. Quindi potrebbe anche mangiarsi uno sformato del pastore. Dai. Ordiniamo. Poi la prossima volta facciamo un appuntamento con Malizia. Non mi piace a me usare la malizia, sa, per niente. Quindi facciamolo invece un complimento. Chiediamogli della sua giornata. Dai un consiglio medico a lei, non mi sembra il caso. Condividiamo le insicurezze, gli diciamo che abbiamo conosciuto questo ragazzo molto carino, Dean, che ci piace molto, però ancora non è scattata a un livello superiore. E siamo ancora relegati al ruolo di amiche. Dai, noi vorremmo ordinare. Grazie. Grazie. Hanno continuato a fare conoscenza con la nostra amica, che ormai il livello dell'amicizia inizia a essere veramente alto. Vediamo se lei conosce Dean. Anzi, lo elogiamo, elogiamo Dean. Diciamo che è veramente bello, che a noi piace tantissimo. È un ragazzo in gamba, con un buon lavoro, un bellissimo cane, tra l'altro. Dove vai? Critica? Vorrei andare a criticare un quadro. Wow, sarei felice di conoscerlo, no? Scordatelo. Cioè, non in quel senso almeno. Lo conoscerai al matrimonio. Discutiamo un po' di lavoro, dai. È normale che tra colleghe si vada anche a... Ma che fai tu? Ah, scherza con lei. Fai delle facce buffe. Almeno è salito un po' il divertimento, vai. Facciamo qualcosa di buffo, così si diverte. Racconta una barzelletta sui vecchi tempi. Aneddoto divertente. Sai, l'altro giorno sono andata in bagno e indovina, quando sono uscita avevo la carta igienica attaccata al tacco. Cose del genere, immagino. No, andiamo sempre sul buffo. Racconta una storia buffa. C'è qui qualcosa per il divertimento, per caso? No, non c'è niente. No. Questo era carino andarci con Dean in realtà, perché è molto... non ce la faccio a dirlo. Molto romantico come posto. Ah, sta parlando dei dinosauri. Hai visto Jurassic World? Io faccio anche le foto ogni tanto. È che mi piace un sacco Arianna, è carinissima. Guarda che facce! È fantastica! E mangiate, su! Anzi, andiamo avanti più veloce. Dai, dai, abbiamo finito di mangiare. No, lei ancora no. Dai, termine, paga il conto. E paga il conto e poi ce ne andiamo.
Se n'è già andata, Kira? Ah no, è in bagno. Diciamole arrivederci prima di andare. Lamentati della preparazione del piatto, perché non ti è piaciuto? Non ti è piaciuto, piatto delizioso. Tannini tentatori, però avrebbe avuto nettare. A cena fuori. Vai alla grande per la socializzazione, continua con le barzellette. Arredamento gradevole. No. E perché ancora triste? Invidia per il tratto gelosa di Borda. Anche lei è gelosa, giusto? Mi ero dimenticata. Ok, dai, diciamole che andiamo a letto. Ci arrivederci da qualche parte. Anzi, prima diventiamo migliori amiche. Anche se lei sta puzzando. Ma che carine! E adesso dille arrivederci, che ce ne andiamo a dormire. Ciao Kira, alla prossima! E se ne va, mentre le scappa un bisogno e mentre lascia una scia di puzza. Non ottimo. Eccoci arrivati a casa. E lei ha le barre quasi tutte rosse, compreso il divertimento. E qui non abbiamo neanche una benedetta luce, dai, vai in bagno. Fatti una doccia veloce. Guarda un film. Calca del college, che magari ti fa ridere. E poi dormiamo. Sono anche le 2, è tardissimo, su domani lavori? Sì. Allora lascia stare il film e dormi. Ok ragazze, avevo tagliato per non farvi rivedere di nuovo un'altra giornata lavorativa, sono andata come una scheggia, le ho fatto fare tutte le cose che doveva fare e abbiamo ottenuto una promozione, finalmente adesso siamo tecnologa medica. Guadagnerà 14 simoleon in più, un totale di 49, e anche ricevuto 312 simoleon, nuovi abiti, oh buono, anche se questo mi piace, comunque vabbè, luce chirurgica batti il buio. Tapis roulant medici possono essere usati per esaminare le condizioni dei pazienti. Perfetto, abbiamo guadagnato 364. Ed eccoci tornati a casa sua. Devo assolutamente aggiustarla perché, ripeto, al lavoro l'ho fatto guardare solo al lavoro, non le ho fatto fare nient'altro, ma adesso ho assolutamente bisogno di rimettermi un po' in sesto. Oh, poi facciamo evolvere, innaffiamo, erra. C'è qualcos'altro? Questi forse possono fare. Esatto. Vuoi festeggiare stasera? Kira, ti ringrazio, ma io avevo intenzione di vedermi con Dean. Quindi devo dirti di no. Anche se ha sonno, lei ha sempre sonno. Videogioca, eh sì. Vale anche quella del telefono. Andiamo un SMS felice a Dean. Dai, ti aiuto. Mangiato, sì, perfetto, brava. Brava, fammelo evolvere. Anche questi? Questo sì. Anche questi. SMS, sono d'accordo Arianna, è una splendida giornata, usciamo a godercela. Oh sì, arrivo, arrivo, arrivo. Ok, vabbè, raccogliamo tutto dopo. Ok, facciamola assolutamente cambiare di abito, raga, perché non può presentarsi qui vestita da lavoro. Potrebbe mettersi questo, che è carina così. Ok, già che siamo qui, certo, parco prettamente per bambini, raccontiamole una storia buffa. Lo so che hai sonno. Sì, amichevole, magari sono riuscita a racimolarne qua. No, ancora no. Dai, trascinamelo con questo. Sono amichevole. Ah, vuole flirtare. No, non è il momento, Dean, di fare. Flirta. Vieni, flirta, guadagniamo. Oh, lo è. Ci sta. 400, perfetto, abbiamo il sostituto del sonno. Sì. Devo assolutamente farglielo prendere perché se no lei non mi regge più di pochi minuti, insomma.
Bevi. Brava. Potremmo fare. Intanto potremmo flirtare un altro pochetto. Anzi, complimentiamoci per l'aspetto. Chiedo scusa, ragazzi, mi stanno tempestando i messaggi. Quindi se sentite il rumore sotto è quello. E poi direi che potremmo andare a cena. Quindi, chiediamo un appuntamento. Eccoci, abbiamo deciso di andare a cena al sushi. Quindi chiediamo un tavolino, direi di stare fuori. Chiediamo un tavolo. Ok, perfetto. E flirtiamo con il nostro sì, anzi prima ordiniamo che almeno ci arriva da mangiare. Lui se n'è andato, spero che rientri. C'è tre cose, vabbè, allora ci prendiamo per lei un tè verde salutare. Tè disintossicante al limone, miele e zenzero. Poi, per lui degli involtini primavera, ce lo vedo. Per lei del nigiri. Sì, nigiri. Siediti insieme, lui dov'è? Torna, ti prego. Siamo al nostro appuntamento e tu non sei con me. Dove sei? Dean! Ah, eri in bagno. Puoi venire qua adesso? Torna da me. Grazie, Dean. Ti ringrazio. Lei è la tua futura moglie, probabilmente, quindi... mi sembra contento di stare con lei. Flirta. Poi dobbiamo fare una conversazione profonda, quindi vediamo se c'è già. Sì, vai. Scambia impressioni sul cibo, appena mi arriva lo faremo. Complimentati per l'aspetto. Una battuta d'abordaggio può essere posa sexy. Vediamola quando fa la sexy, perché sono curiosa di vederla. Questa è la sua posa sexy. Però lui pare aver apprezzato. Mi sembrava contento di ciò che vedeva. Lui ve lo voglio far vedere meglio, che l'altra volta ve l'ho fatto vedere non troppo bene. Lui è veramente carino. Mi piace veramente tanto. Cos'è? Ah, disattiva, no. Va benissimo. E flirtiamo ancora. Manda un bacio. Visto che siamo entrambi flirtanti. Poi impariamola con... chiediamo della sua giornata. Perfetto. Poi scambiamo, appena mangi, facciamo anche quella dello scambiare. Ah, un'altra conversazione profonda c'è da fare. Allora fa un'altra conversazione profonda. Perfetto. Non c'è ancora niente per quanto riguarda i sapori? No, impariamola a conoscere. Tesoro, ma mangia. Altrimenti non puoi, non posso fare neanche... No, ancora non c'è, infatti. Puoi mangiare, per cortesia? Ah, chiedi della sua giornata, in frattempo. Mangia, hai bevuto prima, non potevi anche mangiare? No, bellissima con il... con le bacchette, non riesce ad usarle! Fantastica! Fantastica! Oh, entusiasmati per il pasto! Poi adoro il sushi, quindi... probabilmente anche lei. Discutere la struttura dei sapori. Dai, su. Qualcosa di diverso? No, lamentati, non credo. No, infatti. Ma allora... facciamo di nuovo entusiasmati. È imbarazzata. Aspetta, mani di pasta frolla per il cattivo controllo delle bacchette. Sembra proprio impossibile.
usare questi affari. Ok, è imbarazzata. Sapore ispiratore per aver discusso le strutture dei sapori, connessione profonda, con mobili costosi, quindi comodità. Scusate, mi è andata via la voce. Per la lampada riscaldante, aurea salutare per aver bevuto tè. Promozione ricevuta, ok. E appuntamento eccitante a cena, ok. Più che altro un appuntamento con Dean. Me l'hai preso l'altro? Ok, perfetto, esprimiamo ammirazione. Poi torniamo a flirtare un po'. Chiediamo se è single, ma già lo sappiamo. Ok, abbiamo fatto gli obiettivi qua. Quindi adesso ci sono le altre. Facciamo un massaggio, se ce l'ho, stringi. Ok, basta mangiare sto onigiri, sei lentissima. Romantico. Ora, offro una rosa, che sia lei a offrire una rosa. Scambiamo i numeri di telefono, anche se già ce l'hanno. Fai il baciamano. Mando un bacio. Sussurra seducentemente. Ci sarebbe già primo bacio. Dai, diamo il primo bacio. Scusate, foto. Vai. Che belli che sono insieme. Lui mi piace tantissimo. Io direi anche di farlo diventare subito il nostro fidanzato. Ci sarebbe il massaggio, ti prego, ho bisogno di un massaggio. Stanno messi insieme, carinissimi. Insomma, questo massaggio non mi arriva. Non c'è massaggio, ragazzi. Bacia. No, ragazzi, basta. Dove vai? Accarezza la guancia. Sta andando in bagno. No, aspetta, ti prego. Che cucciolo, puccio. Ma ciao. Ma guardalo. Guardatelo, che espressione. Fantastica la sua espressione. Però io ho bisogno di un massaggio, ti prego. Fammi un massaggio, bacio appassionato, professa Mormon. Ma perché non c'è il massaggio? Allora, io mi ricordo che sul divano c'era, solo che qui, ovviamente, non vedo un divano. Mannaggia. Vabbè, comunque siamo nell'oro, quindi ragazzi, dai, possiamo anche essere comunque felici. Diamo un bacio appassionato piuttosto. Lei non ha più fame, perfetto, allora. Ah, finisci di mangiare allora tu onigiri, dai. Poi terminiamo il conto e lo paghiamo. Ho imparato a cucinare onigiri. Lascia il tavolo, non me lo fa pagare, scusate. Oh, questa cosa è stranissima. Stringi. Ok, e lui se n'è andato. Così. E lo facciamo anche noi. Andiamo a casa, felici e soddisfatte. E adesso io la manderò un po' a raccattare qualcosa. E noi ci rivediamo, penso, la prossima volta. Per questo episodio mi sembra sufficiente. Quindi vi do appuntamento alla prossima puntata, non so quando ci sarà. Se vi è piaciuto il video mettete like, se vi va di darmi qualche parere, consiglio, suggerimento, tutto quello che vi va, commentate e iscrivetevi al canale per restare aggiornati. Sul sul!